Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Che dire, finalmente è arrivato il momento di analizzare la carta che forse aspettavo di più in tutto questo FIFA. Ovviamente parlo di Hulk nella sua versione TOTS. Come alcuni ricorderanno, ho già analizzato le versioni ATT 84, quella speciale, e il TIF, e già con quelle carte mi ero divertito parecchio, quindi vi lascio solo immaginare cosa sia questa versione. La prima cosa che si nota subito sono le statistiche. Abbiamo 5 statistiche sopra il 90, ripeto, 5 statistiche sopra il 90, una cosa che a memoria hanno solo Ronaldo, Tots, l'ultimo uscito, e se non erro Suarez Tots. Praticamente una cosa da top player assoluto, una delle carte più forti che abbia mai provato su questo FIFA. Ma andiamo subito ad analizzare questa carta, e per l'occasione ho deciso di fare il video in maniera un po' diversa. In che senso? Come sapete, di solito sono uno molto fissato con le statistiche, e ogni tante volte finisco per elencarle tutte, sembra quasi un elenco di nomi a caso. Qui invece cercherò di parlarvi sì delle statistiche, ma senza entrare troppo nel dettaglio e soprattutto farvi capire come rendono in game. Iniziamo subito dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità, su questa versione troviamo un bel 92 sulla carta, che già è tutto dire. Molti a inizio gioco si lamentano che la carta di Hulk non sia proprio velocissima per essere un esterno, ma con questo non avranno sicuramente di che lamentarsi. Accelerazione e velocità sono molto simili, quindi sia nei primi 10 metri sia nella corsa non avrete troppi problemi a bruciare un avversario. Per quanto riguarda il dribbling, anche qui, come ho detto all'inizio video, troviamo una statistica sopra il 90, ovvero un bel 93 di quelli belli da vedere. Le uniche due pecche che si potrebbero trovare in questa statistica sono l'equilibrio e l'agilità. Per quanto riguarda l'equilibrio, è fortemente compensato dalla forza fisica, ma di questo ne parleremo più avanti. Invece, per l'agilità, nonostante abbia un valore abbastanza basso, ovvero 81, in game devo dire che non risulta essere così veritiero. E poi ricordiamo che ha anche 4 stelle skill, quindi basta essere un minimo allenati e bravi nel dribbling e si riesce a superare l'avversario senza nessun tipo di difficoltà. Passando al tiro troviamo quello che secondo me è il pezzo forte in assoluto di questo giocatore. Non che le altre statistiche siano basse, però diciamo questa è la sua specialità. Troviamo un 96 sulla carta che nasconde dei valori assolutamente spaventosi come il 99 forza tiro e il 99 per quanto riguarda i tiri dalla distanza. Cosa significa ciò? Significa che se riuscite a posizionarvi bene ad avere un minimo di spazio, ogni tiro è gol praticamente. Per quanto riguarda il tiro c'è da dire che ha solamente 3 stelle skill, ma come potete vedere, 3 stelle piede debole, scusate, non skill. Ma come potete vedere anche dalle clip, segna più col destro che col sinistro quasi. Se già con le altre versioni la differenza era minima, qui non si vede assolutamente. Le statistiche difensive le saltiamo, tanto per cambiare, l'unica degna di nota è la precisione testa con un 82, e devo dire che troviamo anche un discreto 66 di intercettazione che non è un valore alto, però considerando che nessuno credo sia così folle da metterlo esterno, sicuramente tutti lo metteranno AD o ATD come ho fatto io, quel valore lì vi permette di recuperare qualche palla in più. Per quanto riguarda il passaggio, anche qui, tanta roba. 94 sulla carta che nasconde delle statistiche assolutamente fenomenali. Un esempio è il 97 di precisione punizioni, che unito al 99 di forza tiro detto prima e al 92 per quanto riguarda l'effetto, beh, potete ben immaginare cosa siano queste punizioni. C'è da dire anche che ha un bel 96 di passaggio corto e di quelli assolutamente non ne sbaglia uno. Infine andiamo a vedere le statistiche del fisico. Qui, manco ve lo dico, c'è l'ennesimo valore sopra il 90, ovvero 94 sulla carta, che nasconde niente poco di meno un 98 di forza fisica che credo si commenti da solo. L'unica pecca tra queste statistiche sarebbe quell'elevazione lì, che non proprio altissimo, parliamo di un 78, che però devo dire non so quanto sia veritiera, perché qualche gol di testa me l'ha fatto anche saltando sopra i difensori, quindi boh, non so quanto possa essere vero ciò. Tornando un attimo velocemente alla forza fisica, con quel valore lì, se prima con le altre versioni facevate volare i difensori, qui direttamente un calcio nel sedere e vanno fuori dal campo infortunati. Per finire, riepiloghiamo un attimo velocemente i pro e i contro. Tra i pro assolutamente tutto, anche il prezzo, perché per un 95 di overall, ripeto 95, costare meno di 400.000 crediti è una cosa che non mi dispiace per nulla, soprattutto con quelle statistiche lì.
Tra i contro non c'è assolutamente nulla. Non sono riuscito a trovare un difetto in questo giocatore, manco sforzandomi di giocare male con lui. Quindi, boh, se ne avete la possibilità, compratelo e non ve ne pentirete. Con questo il video finisce qui. Vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto, cosa molto importante, lasciate un commento per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto, ciao ciao!